Ciao Jacopo, ciao, come ciao stai? Simone, tutto bene, grazie. Allora, innanzitutto benvenuto in Eco Music Group. Grazie. Una domanda velocissima. Vai. Come hai trascorso questi due giorni con noi per la registrazione del video? Quali sono stati i sentimenti, le emozioni che hai provato? Le emozioni sono state forti, sono state fortissime. Guarda, a parte te, devo ringraziare te e tutta la squadra di Eco perché mi avete veramente coccolato come un bimbo, proprio mi avete tenuto proprio bene, bene, bene. E la... Le emozioni sono, come ripeto, sono state veramente belle, sono state forti, è stata e finalmente ho provato queste grandi macchine che quest'anno sono, insomma, sono uscite sul mercato e finalmente ho avuto la possibilità e la fortuna di provarle. Una domanda velocissima, Jacopo. Cosa ne pensi di questo Grand Stage della Korg, questa nuova macchina introdotta pochi mesi fa al NEMM di Los Angeles? Qual è la tua impressione? Allora, la prima, diciamo, a primo impatto così, devo dire che è una macchina intuitivissima, nel senso che ha una prontezza di suoni, di combinazioni molto efficace, nel senso è una macchina che porterei sicuramente come per un turno, per una trasmissione televisiva, per un tour, insomma, con un artista. È una macchina veramente, veramente affidabile. Bene, così a bruciapelo, quali sono le tue impressioni su questo Korg Grand Stage? Korg Grand Stage è una macchina, a mio avviso, performante a 360 gradi. È una macchina molto versatile, è una macchina che ha dei suoni già ben definiti, già ben equalizzati e strutturati. Bisogna solo suonarla, Simone. Quindi la interpreti come una macchina, come posso dire, ready to play. Pronta per essere suonata. E un'ultima domanda, cosa ne pensi della keyboard, della tastiera? Qual era il tuo feeling con la tastiera? Allora, inizialmente ho detto, ma forse non è come me l'aspettavo, invece suonandola è ancora meglio di come me l'aspettavo. Bene, grazie mille per questa chiacchierata, grazie Jacopo, a presto. Grazie a te, ciao.